da questo libro che è diventato per me una sorta di king, cioè io lo apro la mattina quando ho bisogno di risposte, sapete quelle giornate un po' così, un po' strane, no? In cui non ti fai neanche una domanda, però ti serve una risposta. Apro quel libro, mi leggo una pagina a caso e sorrido, e credo che questo sia molto utile. Ecco, attraverso questo sono arrivata a Paolo Nori, sono arrivata anche a Basso Tuba non c'è, sono arrivata a altri dei suoi libri, sono passata anche per il suo blog spesso. Ha una scrittura piena di rimandi e anche di autocitazioni, difatti se leggi i suoi libri ti rimanda a parti di libri precedenti, per cui insomma è una sorta di gioco con il lettore al ti ricordi e anche ti spinge ad andare a leggere altri libri. Oggi ci presenta la sua piccola battaglia portatile, che è una raccolta di momenti, frasi, di esperienze, di risate fatte assieme alla battaglia che è sua figlia. Un libro che secondo me ci restituisce la bellezza e lo stupore davanti alla potenza dei bambini. Un libro che racconta con rispetto la potenza della fantasia e anche l'intelligenza in crescita. I bambini, credo, non sono delle spugne da intingere nei nostri preconcetti, nelle nostre paure, nelle nostre ansie, nelle nostre fobie. Sono invece un'energia che va accompagnata per potersi esprimere al meglio. Ed è un libro anche che trasuda tenerezza, quello che forse Nori, non forse magari non vuole ammettere, non lo so, però insomma mi sembra un libro divertente e tenero, un gioco tra padre e figlia, che rende molto bene il senso della meraviglia e del rispetto che ci deve essere nei rapporti tra un genitore e il proprio figlio. E quindi vi lascio spazio a Paolo Nori, alla sua voce, che vi racconteranno la piccola battaglia portatile, che secondo me è una meraviglia per asporto che tanti vorrebbero. Grazie. Non so bene come chiamarmi, non so bene come vestirmi, non so bene cosa sono, che spazio occupo, da che parte sto, cosa servo, quanti anni dimostro, da dove vengo. Quando mi sono incontrato per la prima volta non è facile scrivere così, comunque cominciamo. Ho cominciato ad andare in giro in Italia quando ho cominciato a pubblicare dei libri. Non ero mai stato prima né in Sicilia, né in Sardegna, né a Napoli, né a Trento, né a Lecce, né a Bari, né a Verona, né a Salerno, né a Padova. Potrei continuare, mi fermo. Solo che di quei posti lì, Sicilia, Sardegna, Napoli, Trento, eccetera, siccome se ci vado per presentare dei libri, conosco praticamente solo le librerie e gli alberghi dove sono stato a dormire. Io, non lo so come mai, ho una specie di diffidenza per il divertimento, cioè io andare in un posto per divertirmi o per fare delle vacanze è una cosa che non la concepisco tanto. Vacanza cosa, mi viene da pensare? Cioè io alla vacanza preferisco la presenza, al riposo preferisco il lavoro. Io la massima forma di divertimento che posso immaginare è lavorare come si deve 7-8 ore al giorno per 4-5 mesi, che meraviglia, e non so se si capisce, ma mi succede che quando qualcuno mi invita a cena è come se mi offendesse, ma pensa che non abbia niente da fare, mi viene da chiedermi e gli dico no grazie, sei molto gentile ma devo lavorare. Da qualche mese però mi è successa una cosa per cui ho cominciato ad andare in certi posti anche senza dover presentare dei libri e senza dover lavorare, me l'ha chiesto mia figlia, che ha 10 anni e che chiameremo convenzionalmente la battaglia. Anche se, a dire il vero, quella di cui provo a parlare in questo libro non è esattamente mia figlia. Cioè mia figlia è poi un'altra cosa. E io, anch'io non sono esattamente io. Io sono il babbo della battaglia, per quello non so bene cosa sono, che spazio occupo, da che parte sto, a cosa servo, quanti anni dimostro, da dove vengo. Quando mi sono incontrato per la prima volta non so neanche esattamente come mi chiamo, potrei chiamarmi Cicicov, nel caso servisse, oppure meglio con un nome italiano, Baldassarre, mi piace, ecco sì, Baldassarre, ma non servirà, credo. A pensarci ci sono due persone che noi conosciamo senza averli mai incontrati, il babbo e la mamma. E quasi tutte le persone che conosciamo, il momento più forte, memorabile, quello dove li vediamo davvero, è il primo incontro. Quando li vediamo per la prima volta, il primo incontro con i nostri genitori non ce lo ricordiamo, è come se non ci fosse mai stato. Li conosciamo senza averli incontrati, invece io la battaglia, mi ricordo benissimo il momento che l'ho incontrata. Sono stato il primo a vederla in faccia, lì in sala parto, so anche quello che ho pensato, me lo ricordo come se succedesse adesso. Merda, ho pensato, è uguale a me.